Buonasera a tutti. Nel 1170 l'arcivescovo di Canterbury, nominato dal Papa Alessandro primate della Chiesa cristiana in Inghilterra, venne ucciso, decapitato nella sua cattedrale dal re di Inghilterra. E Thomas Becket era un uomo ostinato. Dopo essere stato per tanti anni un figlio, un consigliere, primo ministro del re d'Inghilterra, una volta investito dalla Chiesa come arcivescovo di Canterbury, difese gli interessi della Chiesa ed entrò in conflitto con il re. Il re, dovendo nominare suo figlio imperatore, invece di rivolgersi per la consacrazione di questa nomina, invece di rivolgersi a Thomas Becket, si rivolse invece all'arcivescovo di York. Quindi per Becket fu un'offesa intollerabile. Becket scomunicò immediatamente il re. Il re mandò i suoi soldati nella cattedrale e i soldati lo decapitarono. Una storia di martirio che valse la morte a Thomas Becket, ma anche la sua santificazione. Il suo corpo fu smembrato, fu recuperata la testa, tagliati gli arti, prese le diverse parti del corpo, perché il popolo aveva riconosciuto in lui un martire. E quindi, per onorare le sue spoglie, queste, i suoi arti, la sua testa furono sparpagliati nelle chiese dell'Inghilterra per essere venerate, e subito si verificarono due miracoli immediatamente. Una bambina morta di peste resuscitò, e subito dopo anche un bambino annegato, dopo diversi giorni, ritornò in vita. In pochi giorni si verificò, questo raccontano le cronache, in pochi giorni si verificarono 400 miracoli. Una storia di guarigione miracolosa legata alle reliquie. Naturalmente finì in un altro modo, che il re Enrico II, che aveva commissionato l'assassinio, fu costretto dal Papa Alessandro a chiedere perdono, rientrò in ginocchio, percorse in ginocchio tutta la navata della chiesa e naturalmente fustigato, chiese perdono alla chiesa, fustigato dai sacerdoti. È una delle mille storie che vedremo questa sera legate alle reliquie, al loro cosiddetto potere miracoloso e alle brandea, cioè questi sono due termini. La reliquia è un reperto anatomico, un pezzo fisico, mentre, cioè del santo o del martire, mentre brandea sono gli oggetti che durante la vita del martire o del santo sono venuti a contatto con il suo corpo. E quindi, tanto per fare gli esempi più eclatanti, il calice, la croce, i chiodi, le tenaglie, il martello, il cartiglio, la scala, la lancia e così via. Per molti secoli il culto delle reliquie e la richiesta di guarigione miracolosa hanno viaggiato per tutta Europa, in tutte le capitali, in tutte le città, in tutti i paesi. Le reliquie sono state contese, rubate, falsificate, perché dietro le reliquie c'è stato un commercio enorme. La Chiesa si è servita delle reliquie per chiedere al popolo di onorare i principi della Chiesa e quindi in qualche modo per assoggettarlo. I potenti, i re, gli aristocratici si servirono delle reliquie per aumentare il loro potere. Le città, le grandi capitali d'Europa, entrarono in conflitto tra di loro per avere le reliquie.
e se le rubarono, quindi le reliquie furono oggetto di furto, ma fino ai nostri giorni le reliquie ancora hanno presso il popolo il loro valore. Le reliquie sono ancora venerate e si chiede alle reliquie la salvezza dell'anima e la salvezza del corpo. Non molto è cambiato da allora ad oggi. Certo che questo fenomeno parte molto da lontano, quando il sepolcro era monumentale, fin dai tempi antichissimi, quando la religione era politeistica, si andavano ad onorare i morti, a celebrare le loro gesta, e naturalmente voi vedete che anche e tutta gestualità della religione politeistica presso il sepolcro furono poi prese dalla Chiesa, la ritualità, ecco, non mi veniva la parola, il rito, la Chiesa lo importò dalle religioni politeistiche, e inoltre questi sepolcri furono oggetto di visite, di venerazioni di grandi personaggi storici. Alessandro Magno si era recato al sepolcro di Achille, così si racconta, per onorare la sua memoria e per ispirarsi alle sue gesta. E quindi noi parliamo di un fenomeno che si è ripetuto nella storia, anche se nell'antichità grandi menti non condividevano questa impostazione, perché Aristotele, legato a una sua razionalità, razionalismo aristotelico, non accettava questo modo di credere nelle reliquie dei grandi della storia, e Platone stesso diceva che Dio non esiste per ascoltare la preghiera degli uomini, ma la Chiesa la pensò diversamente. La Chiesa disse che il proprio Dio, che era unico, una religione monocratica, era il Dio che ascoltava le preghiere. E quindi, passando avanti nel tempo, al loro pensiero si è sostituito il pensiero della Chiesa, impersonato in prima persona da Sant'Agostino. Sant'Agostino è colui che ha pensato per primo al peccato originale. Sant'Agostino, un peccato originale non esisteva in nessun testo sacro, né nei Vangeli, né nel Vecchio Testamento. Nessuno ha mai fatto, nessuno dei grandi padri della Chiesa ha mai pensato al peccato originale. L'ha pensato Sant'Agostino, dicendo che di genitore in figlio il peccato si trasferiva da tutte le generazioni. Come era possibile uscire da questo peccato originale, di liberarsi attraverso l'espiazione dei peccati? Ecco che nasce l'idea di un purgatorio. La Chiesa promuove l'idea di un purgatorio come un luogo intermedio che ci separa dal giudizio, dal giorno del giudizio universale, un momento nuovo dove noi possiamo attendere la salvezza della nostra anima espiando i peccati commessi durante la nostra vita. Tertulliano, parliamo del secondo, pare o terzo secolo dopo Cristo, fu uno dei padri della Chiesa a immaginare questo territorio, diciamo così, indefinito, questo spazio dove l'anima aspettava di essere, di purgarsi e di essere salvata. E Agostino diceva che al giorno del giudizio tutti noi saremmo risorti assumendo il corpo, tutto il nostro corpo smembrato, distrutto dai secoli, avrebbe riacquistato tutta la sua conformazione originaria, ricomponendosi all'età di 33 anni, tutti risorgeremo con il corpo di Cristo, con il corpo di Cristo all'età di 33 anni, ed ecco che Luca Signorelli lo rappresenta mirabilmente. Voi vedete che risorgono, aiutati già coloro che sono risorti, risorgono, voi vedete, con, vedete questo scheletro in basso sulla destra, ancora deve riprendere la conformazione umana, e poi gli altri vengono aiutati da coloro che già sono risorti e sono tutti beati, felici, con un corpo perfettamente scolpito in piena giovinezza. Questo
ritenerla, ci ha fatto ritenere Agostino. Non solo, ma la Chiesa si è anche preoccupata di stabilire quali erano le leggi, i canoni penitenziali che ci servissero a riscattare per arrivare alla nostra risurrezione, sia nel corpo ma nell'anima, tutti i criteri penitenziali che ci aiutassero ad espiare le nostre colpe. Quindi il tradimento matrimoniale valeva tanti anni di penitenza per essere riscattato. Ogni peccato aveva una sua classificazione e una corrispondente penitenza per essere espiata. Però poi la Chiesa inventò anche la possibilità di espiare i peccati attraverso le reliquie, il culto delle reliquie, il culto dei santi, dei martiri e anche le donazioni. E quindi nel penitenziario esisteva anche una sorta di classificazione per cui il lascito, la preghiera, la santa messa, la visita di un sepolcro sacro, il percorso pellegrinaggio a Gerusalemme valeva l'espiazione di tante migliaia di anni. Io vi dico questo perché questo è il documento che si evince dall'esame di questi documenti. Chi riscattò per primo la Chiesa fu naturalmente Costantino, con l'editto del 313 praticamente riscattò la libertà di fede, e quindi le ossa dei martiri non furono più nascoste ma furono riportate alla luce per essere venerate. Costantino, qualcuno dice che si fosse battezzato in punto di morte, la realtà storica è che Costantino liberò il cristianesimo dal giogo, ma non si convertì mai. Nessuno crede che lui veramente si sia battezzato, ma lui rimase, fu un po' cristiano, ma rimase in linea di massima anche adoratore di tutti gli dei che venivano dal culto politeistico romano, greco e quanto altro. La madre no, perché la madre Elena, santa, Elena invece fu una profonda credente nel cristianesimo e fu colei che cominciò per prima a recuperare le reliquie, la Santa Croce e la scala, che oggi è a Roma, che Gesù salì nella casa di Ponzio Pilato, nel palazzo di Ponzio Pilato, per essere giudicato e poi condannato. Questa è la scala santa che si dice che Elena abbia importato da Gerusalemme e che i pellegrini per tanti secoli ancora oggi percorrono con le ginocchia, perché a ogni gradino si acquista il potere di riscattare 100 anni di purgatorio. A Milano ci fu una grande disputa nel V secolo perché Sant'Ambrogio era entrato in conflitto con Valentiniano e con la sua moglie, perché erano eretici e loro credevano come eretici che la persona del figlio fosse in subordine alla persona del padre. Invece Sant'Ambrogio credeva nella Santa Trinità, padre, il figlio e lo Spirito Santo. Sant'Ambrogio però entrò in conflitto con Giustiniano e con Valentiniano e con Giustina, che era sua moglie appunto, e quindi entrò in conflitto, ma per avvalorare la sua supremazia doveva dimostrare in qualche modo un potere superiore a quello dell'imperatore. Innanzitutto fondò la chiesa di Sant'Ambrogio, che era inizialmente la chiesa dei Santi Martiri, a cui poi lui diede il proprio nome, anche giusto nominarla come chiesa di Sant'Ambrogio, e in cui preparò un loculo per accogliere le ossa dei martiri Gervasio e Protasio, che erano due fratelli che erano stati martirizzati in epoca romana a Milano. Come trovò queste ossa? Lui disse che aveva sognato durante la notte dove erano sepolte. Si recò, quindi chiamò degli operai, fece scavare una fossa dove c'era l'ossario, tirò fuori delle ossa e disse: queste io so che sono le ossa ispirate da Dio, queste sono le ossa di
Gervasio e Protasio, e le fece depositare all'interno della basilica, sotto questo capolavoro dell'orificeria e dell'arte medievale, dove lui naturalmente però si ricavò un posto. Attualmente alla basilica di Sant'Ambrogio, sotto l'altare di Corvino, ci sono i due sepolcri di Gervasio e Protasio, e in mezzo c'è il corpo di Sant'Ambrogio. Vale la visita per andare a vedere questo pezzo di orificeria che racconta tutta la storia di Sant'Ambrogio, la storia di Gervasio e Protasio e naturalmente tutti gli episodi evangelici, tutto in oro massiccio. Bene, Roma però fu la capitale in tutti i sensi, la capitale che riunì in sé tutti i percorsi di ossequio, di venerazione delle maggiori reliquie. A Roma furono portate tutte le reliquie maggiori dell'impero. A Roma si arrivava attraverso la via Francigena, che passava da Piacenza, veniva dalle Alpi, Piacenza, poi Lucca, poi si arrivava a Roma, e da lì i pellegrini partivano da tutti i luoghi dell'Europa per andare a Roma e effettuare il percorso di purificazione, di catarsi. Ed ecco allora a Roma appunto la Scala Santa, in cui ogni gradino valeva centinaia di anni di purgatorio, e nella chiesa di San Silvestro in Capite la testa mummificata di San Giovanni Battista. Però in Europa ce n'erano quattro di teste di San Giovanni Battista, quindi voglio dire, e poi in Europa ci sono altri resti anatomici, a Magonza, Tre Dita, poi c'è ancora il bacino, numerosi bacini che hanno raccolto la testa, la culla di Gesù, venerata nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma, quella che naturalmente si riteneva fosse stata la culla di Gesù, e a Santa Maria Maggiore o Odegetria, che è una parola greco-bizantino che vuol dire la donna che indica la via, e che è la Santa Vergine che tiene in braccio Gesù, che già ha le gambe incrociate come segno premonitore della sua crocifissione. E poi naturalmente molti di voi l'avranno visto, le catene di San Pietro a San Pietro in Vincoli, insomma tutto il percorso romano. Il percorso romano era fatto su 16 basiliche, bisognava percorrere 28 chilometri in giro per Roma a piedi, e questo valeva l'indulgenza plenaria, l'assunzione di tutti i peccati. Naturalmente in ogni basilica bisognava lasciare l'obolo, l'adorazione, e quindi naturalmente tutti questi pellegrini partivano, facevano tutto questo giro e alla fine arrivano naturalmente assolti tutti i loro peccati. C'era chi pagava il pellegrino per recarsi a Roma a proprio nome, non potendo, e naturalmente doveva portare poi i segni tangibili della sua presenza in questi luoghi. Una figura alternativa alla Madonna è stata Maria Maddalena, che in una chiesa di Roma, se non ricordo quale, per la verità, c'è la testa di Maria Maddalena in quella teca. Maria Maddalena che aveva sposato Lazzaro, l'uomo risorto, si era sposato con Maria Maddalena. Alcuni evangeli apocrifi dicono che Maria Maddalena fosse stata la sposa di Gesù. No, forse voi l'avete sentito. In realtà lei, questo ovviamente non è possibile né dirlo in nessun modo, però fu la sposa, pare, di Lazzaro, che era risorto e aveva recuperato tutte le sue forze, perché poi si sposò con Maddalena, e insieme alle pie donne, sospinti da una barca che Giotto ritrae miracolosamente attraversò il Mediterraneo senza vela e senza veli, voi vedete perfettamente rappresentate, andò a sbarcare in Francia, a Marsiglia, e poi lì Maddalena scese dalla barca e praticamente diffuse la parola di Cristo in Francia. Vedremo poi con quali esiti sui re che seguirono
in Francia e che poi furono i Merovingi, che poi furono essi stessi unti dall'olio sacro e in grado di guarire le malattie. La Sacra Sindone a Torino, non ne parlerò perché varrebbe, non basterebbe un'ora per raccontare la storia della Sacra Sindone, ma è cui, alla quale sono attribuite miracolose guarigioni. E poi il sangue di San Gennaro, sangue di San Gennaro che si scioglie 3 volte l'anno, ma sul cui miracolo di scioglimento ci sono molti dubbi, perché pare che sia composto da una sostanza che si chiama molisite, che passa dal solito al liquido agitandola, insomma è una certa composizione chimica. Un'altra città straordinaria che è stata la Roma dell'Oriente, Costantinopoli, era ricchissima di reliquie e molti si recavano a Costantinopoli perché era ricchissima di reliquie, e lì Sant'Elda trovò la croce che poi fu fatta a pezzi, fu tutta spezzettata, almeno così sembra, e tutti questi frammenti di croce sono diffusi in tutta Europa e furono fondate chiese per ospitare i frammenti. E anche lì naturalmente questo ritratto della Madonna che indica la strada, la pittura di questo quadro fu attribuita a una mano divina. E poi naturalmente altre reliquie, quelle di Simone Stilita, un santone che viveva in cima a una colonna, un eremita in cima a una colonna nel deserto, voi vedete che si faceva passare il cibo e l'acqua calando delle corde, e i cui resti erano venerati perché in grado di guarire da qualsiasi malattia. E poi il Mandiglion, un ritratto, il Mandiglion era un panno su cui Gesù aveva asciugato, era stata asciugata la fronte sanguinante mentre ascendeva sul Golgota, e pare, e la leggenda vuole, che questo fosse non di natura umana, questo quadro non di natura umana. Gerusalemme era la capitale vera e propria del cristianesimo, e negli atlanti medievali era sempre collocata al centro di tutto il mondo conosciuto. Quella al centro, quel cerchio rosso, è Gerusalemme, tutto il resto ruotava intorno a Gerusalemme. E a Gerusalemme i pellegrini, dopo che Urbano II cominciò la prima crociata, i pellegrini cominciarono ad andare a piedi da tutta Europa a Gerusalemme, attraversando tutta l'Europa a piedi per mesi, correndo dei gravissimi rischi, e si entrava a Gerusalemme scalzi e vestiti di un semplice saio e sopra possibilmente la coppa di un asinello, così come aveva fatto Gesù. E quindi il pellegrino, per guadagnare l'assoluzione dei propri peccati, si recava a Gerusalemme, attraversava l'Europa, i più facoltosi ci andavano per mare, i più poveri ci andavano per terra, e poi si faceva, come a Roma, tutto il percorso descritto dai Vangeli, quindi la Via Dolorosa, e quindi naturalmente l'Orto degli Ulivi, e poi naturalmente la piscina presso la quale Gesù aveva guarito i ciechi, e naturalmente tutti i pellegrini guarivano delle loro malattie in presenza di queste reliquie. Venezia era una repubblica che aveva dominato il Mediterraneo, aveva rubato tutto quello che era possibile rubare, qualche volta pagando, ma molto spesso non pagando. I 4 cavalli venivano da Costantinopoli, non hanno nulla di sacro, ma sono splendidi. Ma il corpo di San Marco, le reliquie, i resti anatomici, le ossa di San Marco furono rubati da Venezia, dai mercanti di Venezia, e portati in patria, perché San Marco era il patrono di Venezia. Fu sepolto, le ossa furono sepolte nella prima basilica di San Marco, che poi venne distrutta da un incendio, e le ossa scomparvero. Fu costruita nel 1100 qualcosa la seconda basilica, l'attuale basilica di San Marco, e per un evento miracoloso, un giorno a seguito di una scossa di terremoto, da dietro un mosaico
comparve, cosa che è illustrata in questo mosaico, ricomparvero le ossa di San Marco, precedute da un odore straordinario, meraviglioso e fortissimo. E quindi il popolo esultante riportò le ossa in un relittario e lì si verificarono altre guarigioni miracolose. E quindi poi naturalmente tutto il cammino per Santiago di Compostela, Santiago di Compostela, dove erano custodite naturalmente, oltre che le ossa dei martiri, ma una costola del drago ucciso da San Giorgio. Quindi tutti i pellegrini, quelle sono le vie percorse, tutti i pellegrini si recavano nella chiesa, nella cattedrale, che è la terza cattedrale più grande di tutto l'Occidente, per venerare. E quando si tornava da Santiago bisognava portare con sé una conchiglia, la conchiglia Saint Jacques, quella che noi oggi mangiamo al ristorante, no? La Capasanta, no? Si dicono così, e che naturalmente veniva presa come segno di essere stati veramente a Santiago di Compostela. Carlo Magno portava al collo una collana fatta dall'intreccio dei capelli di Maria Vergine. Questo donava a lui una facoltà, una forza strabiliante, e lui aveva creato ad Aquisgrana la Cappella Palatina, uno dei grandi capolavori, un meraviglioso capolavoro dell'arte carolingia, e in ogni altare della Cappella Carolingia era una reliquia che, pregando davanti alla quale, si scontavano i propri peccati. La Cappella Carolingia conservava il Santo Prepuzio. Il Santo Prepuzio. Allora, Gesù Cristo e la Madonna erano stati assunti con il corpo in cielo, quindi non potevano aver lasciato ossa. Non c'era niente se non quello che potevano aver lasciato durante la propria vita. La Madonna aveva lasciato il suo latte nel seno, aveva lasciato le sue lacrime, e Gesù aveva lasciato, quando fu circonciso secondo il rito ebraico, la tradizione vuole che il prepuzio della circoncisione fosse questo anello di cute, di mucosa, che vedete qui appunto come illustrato, era stato gettato, era stato conservato. Il prepuzio però conservato ad Aquisgrana è in conflitto con il prepuzio, perché ce n'è un altro, a Calcata, una chiesa che è vicino di Terbo. Quindi, e c'è anche chi ha pensato, e questo è stato Leone Allanci, un primissimo astronomo del XVI secolo, che il prepuzio santo fosse volato in cielo e fosse andato a costituire gli anelli di Saturno. E poi abbiamo tanti esempi di reliquie sacre. La Santa Casa di Loreto, Laurentum, perché questa casa, arrivata non si sa come in Dalmazia, fu portata nottetempo con la barca, sbarcata a Recanati, e poi portata in questo Laureto, in questo quindi ricostruita la casa della Vergine Maria, la casa della Vergine Maria. Ma abbiamo molti altri esempi qui vicini. San Nicola Tolentino faceva parte della serie dei santi salvatori, quelli che salvavano la vita agli annegati, agli impiccati. E alla Basilica di San Nicola, vicino a noi, c'è proprio il miracolo di San Nicola, che insomma, miracolosamente resuscita la giovane Filippa Baracca. Quindi, più che una guarigione, una resurrezione. E poi Sant'Antonio da Padova, e a Padova è conservata la lingua di Sant'Antonio da Padova. Sant'Antonio da Padova, quando nel 1300 aprirono la tomba di Sant'Antonio da Padova, trovarono poche ossa, ma intatta la lingua, rubiconda e pulcherrima, bellissima, ancora rossa, tumefatta, perché Sant'Antonio da Padova era un grandissimo predicatore. Lui si era recato a Rimini cercando di convertire i riminesi, che erano eretici,
i rimilesi non ascoltarono la sua parola e lui parlò ai pesci che accorsero numerosi sulla spiaggia ad ascoltare la parola di Sant'Antonio, e quindi la sua lingua è ancora oggi venerata e pare che procuri ancora delle guarigioni. E poi il sacramento per antonomasia del cristianesimo è la trasubstanziazione, quindi l'Eucaristia. Ma come dimostrare che l'Eucaristia è sacra se non attraverso i segni che l'ostia lascia depositata sul marmo? Un'ostia fu naturalmente gettata a terra da un eretico e sul punto in cui l'ostia era stata gettata rimase un segno rosso, e quindi il miracolo della Santa Ostia di Orvieto, l'ostia che era in grado di procurare i miracoli. Poi San Felice da Nola, San Felice da Nola fu ucciso a bastonate, ma il suo corpo, il sarcofago, era stato perforato dai suoi fedeli, i quali lavavano l'interno del sarcofago, dove c'era l'ossa, con dell'acqua. L'acqua poi che fluiva dai fori veniva poi bevuta dai fedeli, i quali naturalmente miracolosamente guarivano dalle loro malattie. E poi ancora Santo Stefano, martire, ucciso a colpi di pietra, e Giotto lo illustra, vedete, ha la pietra sopra la testa, ma nessuno di voi forse sa che la pietra è conservata in Ancona al Museo Diocesano, c'è cioè il sasso di Santo Stefano. E poi ancora, non è possibile elencarli tutti, il segno di Sant'Agata, ragazza cristiana quindicenne martirizzata perché aveva difeso la sua virginità. Allora, per martirizzarla le fu tagliato un seno, e quel seno che oggi è venerato a Catania è in grado di dare latte alle mamme che non hanno latte, quindi in qualche modo di assicurare l'allattamento dei neonati. E poi il cuore con la forma di croce Santa Chiara da Montefalco, cuore miracoloso, e ancora oggi voi vedete la a Prato la cintola, questa, il vescovo mostra la cintola della Vergine Maria. La Vergine Maria portava una veste, e come tutte le vesti aveva una cintola. La cintola non si sa come sia stata recuperata e sia venuta per essere venerata. E poi ancora a Spoleto il pannolino di Gesù che protegge tutti i bambini neonati e li guarisce da tutte le malattie del neonato. E poi furono erette cattedrali stupende, bellissime, come la Saint-Chapelle a Parigi, molto velocemente, grande capolavoro dell'architettura gotica, i vetri, se voi ci siete stati, una cosa straordinaria, si rimane assolutamente esterrefatti dalla sua bellezza. Fu fatta costruire da Luigi IX, santo, e anche lui morto di malattia, ma poi spogliato, è stato il suo cadavere, fu fatto bollire, e quindi le carni staccate dalle ossa e distribuite in tutta la Francia. Lui queste reliquie in grado di guarire tante malattie. E poi la cattedrale di Chartres, dove sono conservate le gocce di latte della Vergine. E poi ancora la basilica di Tours, il sepolcro di San Martino, una storia curiosissima, perché nel sepolcro di San Martino c'erano due naturalmente sepolcri, San Martino e San Germano. Questi non sono, io ho voluto mettere questa immagine solo perché illustrare che i due sepolcri erano appaiati, e allora un leproso fu fatto stendere in mezzo ai due sepolcri per vedere quale dei due santi fosse stato in grado di guarirlo. La metà del corpo di colui che era disteso, del leproso, vicino alla parte di San Martino era tutta, si era, al mattino dopo era tutto perfettamente guarito, l'altra parte era rimasta tutta piagata. Allora che cosa la pensavano di fare? Di farlo ritornare la notte seguente, e lo girarono in modo tale che la mattina dopo poterlo verificare che anche la parte malata che era stata vicino a San Martino si era perfettamente guarita. E poi naturalmente Gutenberg, l'inventore della stampa, che aveva inventato prima della stampa gli specchietti che riflettevano, che lui metteva davanti alle sacre reliquie e poi
il pellegrino pagava lo specchietto, se lo portava a casa, ci accendeva una candela e lo specchietto rifletteva miracolosamente l'immagine della reliquia, santificando la casa, il pellegrino e dandogli una buona salute. Ma fino ad oggi la spada di Longino, conservata al museo di Hofburg, fu vista nel 1912 da Hitler, che faceva l'imbianchino, andò a visitare, questa è storia, perché Hitler vide questa spada conservata, era arrivata a Vienna, perché aveva fatto un lungo percorso dall'Oriente, naturalmente parliamo di tutte cose così, dette, nessuno di noi ci può mettere la mano sul fuoco. Hitler credeva al potere vivifico della spada di Longino, che dava sacralità anche alle gesta del Reich, e se la portò a Berlino. Vuole la storia che nel momento in cui Hitler si uccise, si sparò alla tempia, si suicidò, in quel momento venisse ritrovata dall'esercito statunitense, americano, la spada di Longino, che poi fu riportata a Vienna, dove anche oggi è possibile vederla. E poi ancora, ma non posso sorvegliarmi, la casa di Oviedo, dove viene conservato a Valencia, dove viene conservato l'anello al dito della Vergine Maria, il Santo Graal, che ce ne sono tantissimi, e anche su quello varrebbe la pena parlare, ma ci furono personaggi storici che contestavano tutto questo, quindi la riforma, naturalmente, John Wycliffe e Martin Lutero e poi tutti gli altri, che alcuni come Janas ne pagarono con la vita, furono arsi sul rogo dalla Chiesa perché contestarono il valore delle reliquie, contestarono il mercimonio della reliquia e quindi contestarono la Chiesa ed ebbero un grande seguito, finché con il Concilio di Trento nel XVI secolo si ristabilì la controriforma, la regola, quindi i santi andavano venerati, le reliquie avevano tutto il loro valore e quindi le chiese si riempirono di nuovo di splendidi monumenti dedicati ai santi e l'estasi di Santa Teresa a Roma, vale la pena solo il viaggio per andare a vedere quale potere attrattivo dell'arte. E poi fin dall'antichità si credeva che il fluido magnetico delle mani potesse guarire, e Paracelso lui stesso diceva che c'era una sorta di magnetismo che era in grado di guarire, e questo era valorato da Gesù, che ponendo le mani aveva fatto risuscitare Lazzaro dopo 4 giorni dalla sua morte. Ecco, bellissimo naturalmente Giotto che lo ritrae. E naturalmente Maria Maddalena entra in questa storia perché fu apostologa, fu con lei che annunciò la risurrezione di Cristo agli apostoli e fu poi quella che asciugò i suoi capelli biondi, sempre ritratta con il seno nudo, che un po' richiama la sua storia di donna un po' perduta, poi naturalmente redenta, e poi però i lunghi capelli che le servivano per asciugare insieme ai piedi di Gesù, no? Ecco, quindi Maria Maddalena, a cui noi dobbiamo la consacrazione dei re di Francia, no? I Merovingi. Ecco, vedete che il re Clodoveo I riceve dallo Spirito Santo in alto a destra la colomba con l'ampolla dell'olio sacro, quindi il re veniva consacrato dallo Spirito Santo, e questa consacrazione, andiamo molto avanti rapidamente, questa consacrazione gli dava il potere di guarire le malattie, di guarire la scrofola, e quindi il re è santo perché è l'unto dal Signore, e naturalmente il re era ben felice di fare questo perché ne acquistava potere sul popolo. E naturalmente i magister scriptores registravano ogni anno quanti erano stati guariti dal re. La scrofola era l'adenite tubercolare, erano i linfonodi colpiti dalla tubercolosi che si ulceravano. Non si moriva subito, si moriva dopo tanti anni, però questa ulcerazione era nauseabonda, era orribile a vedersi.
e quindi venivano relegati come lebbrosi. Il potere del re era quello di guarirli ed esisteva tutto un cerimoniale. Il re doveva benedire, poneva le mani e diceva: io ti guarisco in nome di Dio, faceva un segno della croce e dava anche al, diciamo, all'ammalato, al penitente, una medaglia, un soldo, dava un soldo, e quindi gli scrittori si registravano quanti soldi venivano dati. E non crediate che sia finita lì, perché anche Napoleone poneva le mani sulle vittime delle piaghe, perché l'esercito napoleonico in Egitto fu sconfitto prima di tutto dalle malattie, e Napoleone era in grado, così si diceva, di guarire ponendo le mani su questi poveri soldati. Siamo arrivati ai nostri giorni, non vi dico nulla di Padre Pio, di cui si è detto e scritto di tutto. Padre Pio che moltiplicava i panni che mancavano, e Padre Pio che aveva guarito un povero bambino che era annegato e portato dalla mamma ed era resuscitato. Padre Pio che correva sui letti degli ammalati. Le guarigioni di Padre Pio sono innumerevoli, e anche naturalmente tutti nel 1991 la banda del Brenta aveva rubato le reliquie di Padre Pio, che dopo furono ritrovate chiedendo riscatto, quindi, e poi altri miracoli. A Buenos Aires è conservata un'ostia che sanguina, e quest'ostia fu raccolta da Papa Bergoglio a Buenos Aires nel 1996. Papa Bergoglio non ha mai avvalorato questo miracolo, anche se una commissione medica disse che quel sangue conteneva frammenti di tessuto cardiaco striato, e quindi come se fosse vero. Garibaldi drammaturgo, perché anche personaggi storici, Garibaldi dalle grande prestanza oltre che militare anche fisica, è stato oggetto di venerazione, in grado di guarire. Insomma, in questa lunga storia ci sono stati reliquie di serie A e di serie B. Di serie A perché erano frammenti di santi, come tali ritenuti, di serie B perché erano pezzi di stracci imbevuti di sangue, e quindi di fronte a questo noi rimaniamo tutti perplessi. Nessuno di noi in realtà pensa che quelle reliquie siano vere, però ognuno di noi ha la facoltà e la libertà di credere ciò che vuole. Io personalmente sono rimasto colpito dalla veste di San Francesco, perché quella è vera, è una reliquia documentata, ed è l'abito indossato dal santo più amato d'Italia, è quello che dopo Cristo ci ha dato un esempio di vita. E poi alla fine non rimane che chiedersi se credere o non credere. È ovvio che ciascuno di noi può credere a ciò che vuole, è ovvio che i racconti sono tanto fantasiosi che lasciano spazio a un grande scetticismo, però entriamo in un termine di problema di fede in cui ciascuno di noi è perfettamente solo di fronte a un mistero a cui non si crede. Buonasera.